Nell'anno 2001 Boss ha presentato la prima loop station al mondo, si trattava della RC20, strumento davvero memorabile, mitico. E il risultato è stato un boom nella pratica del looping che è cresciuta esponenzialmente. La loop station è diventata una parte integrante della strumentazione di milioni di musicisti. Loop station è uno strumento importante per ispirare e per creare sia in una fase di performance con un pubblico, sia quando stiamo lavorando nel nostro studio a casa o nella nostra postazione di lavoro musicale. Ora siamo entusiasti, noi di Ceccherini, di poter presentare qui sul canale YouTube e sulle piattaforme la Boss RC500 con una breve introduzione alle funzioni principali. La R500 è perfetta per chitarristi, cantautori, multistrumentisti, per chiunque abbia voglia di portare i propri loop, di portare la propria creatività a un livello superiore. È possibile comporre in tempo reale con due tracce di loop, un ingresso per strumento stereo e anche un ingresso per un microfono, dotato di alimentazione Phantom, e ci sono presenti anche dei ritmi ed effetti da aggiungere al proprio loop. È facile registrare, riprodurre, sovraincidere e anche annullare e ripristinare le tracce stereo. I vostri loop restano sempre perfettamente definiti e non compressi, indipendentemente dal numero di sovraincisioni effettuate, indipendentemente dal numero di livelli che uno voglia aggiungere alla propria composizione. Grazie al generatore sonoro a 32 bit, in assoluto il migliore della sua classe. Lo schermo LCD cambia colore per mostrare chiaramente la modalità che si sta utilizzando nel momento. Lo schermo offre diverse modalità di visualizzazione, diverse combinazioni che è possibile quindi scegliere quello che uno vuole utilizzare per tenere sempre sotto controllo il proprio lavoro. Ci sono pratici cursori delle tracce e una manopola per controllare il livello del microfono che assicurano una facile gestione del mixing e del volume in ogni istante. I vostri loops possono essere davvero subire, diciamo così, il vantaggio anche della presenza di un ritmo di batteria. L'RC500 contiene ben 57 accompagnamenti ritmici preimpostati, ognuno con due variazioni, e anche 16 drum kit diversi per coprire un'ampia gamma di stili. Una selezione di effetti dedicati al loop, come il repeat e lo scatter, riempiranno il vostro lavoro di energia. Riproducete il loop al contrario con una funzione reverse, è ottima per creare sonorità uniche. È facile quindi costruire composizioni con le tracce del loop che funzionano insieme simultaneamente, o alternare le due tracce per costruire al volo strutture di brani sensibili, come parte introduttiva, parte centrale, parte del solo e parte finale. Con 99 memorie non sarà possibile mai esaurire lo spazio, non sarà mai possibile trovare difficoltà a immagazzinare le nostre creazioni. Quando salviamo è possibile memorizzare tutte le impostazioni, come le selezioni del ritmo e del kit, le impostazioni audio e le assegnazioni di controllo del volume che abbiamo detto prima. È sempre pronto per ripartire dal punto dove è stato spento. L'RC500 è facile prevede che sia facile da salvare ogni loop e dare un nome a ogni sessione, così per ritrovarle facilmente. Il loop audio sarà sempre esportato, sarà possibile quindi esportarlo sempre in un computer via USB per avere ancora di più un backup del nostro lavoro, oppure per utilizzare nella nostra console di lavoro sul computer come Logic Studio o Cubase, insomma altri programmi di lavoro di studio, di montaggio su computer, e poterli anche condividere. Infatti con l'importazione di file audio tramite il software Boss Tone Studio, RC500 diviene il cuore della riproduzione stereo per il materiale delle lezioni, delle jam track, i beat e per la musica di accompagnamento per le vostre performance, e anche per importare anche il lavoro fatto da altre persone, da amici o collaboratori o gente della community. I tre interruttori a pedale presenti rendono semplice controllare la performance e la selezione delle tracce, ma sono anche liberamente assegnabili per altri compiti, quindi si può assegnare, questa cosa è molto bella, è possibile assegnare la funzione a ogni pedalino, a ogni bottone, e a seconda del nostro gusto, della nostra, quello che ci torna più comodo. Anche il routing di uscita è flessibile per assicurare un suono migliore. Per accedere a più funzioni in tempo reale è possibile connettere sino a due interruttori a pedali esterni per controllare molte funzioni che si possono assegnare, come per esempio effetti, oppure aggiungere un pedale di espressione per le regolazioni continue come il volume di ogni traccia. Per strumentazioni più avanzate, le prese TRS MIDI consentono di sincronizzare il tempo e il controllo remoto da switcher o foot con controller via MIDI.
L'RC500 è davvero elegante, compatto, con alimentazione a batteria che si può inserire anche in un set di pedali. Classicamente questa modalità viene utilizzata dai chitarristi. Perciò, se volete portare il vostro lavoro, la vostra creatività a un livello superiore, venite a provare la Loopstation Boss RC500 qui nel negozio in via dei Ginori 31 Rosso a Firenze. Per maggiori informazioni visitate il sito www.ceccherinimusic.com.